contrastare le fake news, informare durante un'emergenza e favorire la trasparenza e l'orientamento ai servizi della pubblica amministrazione per i cittadini. Sono questi i temi al centro del PA Social Day che si è tenuto a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. Un incontro dal titolo Digital Speeches, la cultura digitale al servizio del cittadino, che ha avuto il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti e dell'AGID. Noi ci occupiamo appunto di comunicazione, però nuova comunicazione, quella che è detta tra virgolette nuova comunicazione social per la pubblica amministrazione, perché pensiamo che queste nuove forme di comunicazione vadano a ottimizzare la comunicazione verso il cittadino, cioè orientata al cittadino, per facilitare la vita del cittadino, per aiutarlo nelle questioni quotidiane. Quando c'è un terremoto, quando c'è un'alluvione, vanno sui social, perché utilizzano gli smartphone, e lì chiedono alla pubblica amministrazione, alle istituzioni, cosa dobbiamo fare, cosa succede. E lì la pubblica amministrazione deve essere pronta e organizzata a fornire una comunicazione giusta e ben orientata. Vorrei sconfessare un minimo questo mito del fatto che le fake news esistano perché esiste Facebook. Le fake news sono sempre esistite, ci sono delle nuove dinamiche, dei nuovi strumenti, delle nuove metodologie di diffusione, è molto più facile arrivare a raggiungere con un determinato messaggio gruppi di persone che hanno determinate convinzioni o gusti, questo sì, però anche l'operazione di micro-targeting, cioè di andare ad individuare dei pubblici specifici per far arrivare a quei pubblici dei messaggi specifici, viene praticata da un bel po' di tempo. Obiettivo dell'incontro era anche discutere sull'importanza di una pubblica amministrazione social per quanto riguarda l'educazione dei più giovani a un uso consapevole del web e delle nuove tecnologie.